prima di iniziare, io vorrei ricordare una persona che da ieri non è più con noi ed è la prima occasione. Rimarrà nel nostro pensiero, nel nostro cuore, per la sua generosità, non solo nei confronti dell'Accademia, di cui sua moglie è il socio fondatore della nostra Accademia Musicale della Croazia, ma anche nei confronti di tutto il paese. E quindi questa sera io vorrei dedicare a lui il concerto, proprio a testimonianza della sua generosità, a testimonianza della nostra gratitudine e della nostra fortuna. E a tale proposito voglio leggere una lettera che il sindaco ci ha chiesto gentilmente di leggere a voi. Amedeo Baglioni era innanzitutto un amico e come tale mi piace ricordarlo. Ma per il cuore che ricordo, lo ricordo anche a nome di tutta la comunità di Campagnano, come uno degli esponenti più importanti dell'imprenditoria del nostro paese, impegnato insieme a Sandra a sostenere attivamente le iniziative sociali e culturali di Campagnano, come ad esempio questo festival numero 8 di musica da camera. Amedeo era un uomo coraggioso che diceva ai suoi familiari: con la festa non mi arriverò mai, quindi non ve la prendete con me, non ve la prendete con me se qualcuno mi seguirà. Io credo che queste sue parole, oltre ad essere una lezione di vita, ne descrivano la forza e il carattere meglio di una vita di discorsi. Amedeo non se n'è andato senza lasciare niente. Ha lasciato tanti amici e una meravigliosa famiglia che lo manterranno sempre nel loro cuore. Un abbraccio forte a Sandra, Luca, Andrea e Francesca. Francesca Mazzelli. Buonasera, benvenuti. Questa sera celebriamo i 200 anni del bicentenario della nascita di tre dei più grandi compositori romantici: Schumann, Chopin. Celebriamo il bicentenario della nascita di tre fra i più grandi compositori del romanticismo: Schumann, Chopin e Mendelssohn. Io sono arrivato a Schumann, che è uno dei pezzi più importanti. Schumann, uno dei pezzi fantastici di Schumann, è composto da una serie di momenti musicali e ogni momento musicale, diciamo, evoca qualcosa, suggerisce un'immagine. Per esempio, quando vedete il programma ci sono dei personaggi della commedia dell'arte come Argentino, come Pierrot, come Pantalone, come Colombina, e poi ci sono dei personaggi storicamente esistiti come Chopin, come Paganini, o personaggi legati alla vita di Schumann stesso. Per esempio c'è Chiarina, pezzo dedicato alla moglie, Clara Wieck, o c'era Estrella, che è il suo primo amore giovanile. Mi ha chiamato anche il paese in cui era nata questo suo primo amore, il paese di Asch. Infine, come ultima notazione, voglio dire che c'è anche un richiamo alle due personalità di Schumann, che poi sono un po' le due tendenze, le due facce del romanticismo, che troviamo in Eusebio e Florestano. Eusebio è, diciamo, la parte più riservata, più intima, la personalità più intima di Schumann, che Florestano rappresenta il suo lato più esuberante, propriamente romantico. Buon ascolto.